vi dirò qualche cosa della mia vita, ma dovrò mettere fuori l'orologio perché sapete parlare della mia vita, potrei parlare per 2 o 3 ore. Vi voglio parlare di un vostro illustre compagno di banco. Io definirei Ardito Desio come una persona molto determinata, ma molto anche flessibile. Io sapevo che lui aveva fatto la prima guerra mondiale, siamo arrivati subito alla storia di lui, soldato nella guerra 15-18. Non era un opportunista, ma era intelligente. Nello svolgere l'incarico di comando uno sente parecchie responsabilità. Quello che cerco di fare è far capire alla gente che l'ordine che viene dato è dato a ragion veduta. Ardito Desio ha avuto un ruolo primario in Italia nello sviluppo di una geologia moderna. A me piace Desio perché cercava il difficile, però non bisogna dimenticare che lavorando sul difficile puoi pagarla cara. In Ardito Desio c'è qualcosa che non mi convince proprio per la grandezza delle imprese che ha fatto, in cui si sente molto la necessità quasi di raggiungere un obiettivo. Dal 36 al 40 fu incaricato da Balbo, che era allora il governatore della Libia, cercare l'acqua in primis e poi altri minerali. L'immagine direi più significativa è quella della visione del K2. Cioè, gli arrivò una pallottola nella schiena. Questo è il buco, questo qui gli ha salvato la vita. Cioè, praticamente come nei film. La fatica è una componente essenziale dell'attività del geologo. E gli piaceva essere bravo, però si impegnava personalmente e poi lo condivideva con gli altri anche. Il suo scopo in fondo nelle spedizioni era sempre la ricerca. Nella vita. Bisogna chiedersi fino a che punto si può riuscire.